Con l'arrivo di ottobre si prospetta il lancio di uno tra i titoli più attesi dell'anno dalla community di sportivi digitali. FIFA 11, dopo le mille promesse del team EA Sports, ha infiammato le discussioni di tutto il mondo, nell'attesa della demo, prevista per il 15 settembre, e della release ufficiale, prevista per il 1 ottobre per Xbox 360 e PlayStation 3. Every Eye, grazie ad un codice quasi completo, è nel frattempo felice di mostrarvi cosa vi aspetta. La curiosità, inserendo il disco nel tray della console, ci porta subito in un match veloce di Be a Goalkeeper, dove impersonare soltanto il portiere. La modalità prevede visuali dietro le spalle, zoom sul portatore di palla per controllare l'azione ed una serie di aiuti grafici a schermo che mostrano la posizione ideale tra i pali e le traiettorie di palla ai giocatori. Nelle partite disputate abbiamo potuto constatare come non ci siano frangenti durante i quali sopraggiunga la noia. Lo sviluppo naturale dell'azione spinge infatti il giocatore a seguire la manovra da lontano, tenendosi pronto a parare quando la sfera è in mano agli avversari e da vicino, grazie allo zoom, quando il possesso è dai compagni. In questo caso sarà possibile suggerire le azioni da svolgere semplicemente premendo i tasti dedicati, che simuleranno un urlo esortativo del portiere al compagno in possesso di palla. Comandando l'estremo difensore, infine, non saremo relegati alla nostra area di rigore, ma potremo spingerci in ogni zona del campo, per esempio andando a saltare di testa su un corner negli ultimi istanti di gioco. Ad affiancare le nuove, il corposo restyling delle vecchie modalità, con una carriera tripartita che permetterà di fare il manager, l'allenatore giocatore o semplicemente il calciatore. Sono state qui riviste la grafica, rendendola più accattivante, e l'intero meccanismo del mercato, ora più credibile che mai. Per quel che concerne il gameplay, la più interessante novità è il cosiddetto Personality Plus, un sistema in grado di conferire attitudini peculiari ai giocatori in campo. In FIFA 11 l'influenza di algoritmi come questo si vede sin dalla prima partita, a partire da una qualsiasi delle giocate effettuate dalla CPU. L'esempio più lampante sono i vari Messi, Cristiano Ronaldo, Xavi e Ronaldinho, capaci grazie alle loro doti tecniche di portare scompiglio sul campo da gioco, mettendo in seria difficoltà i marcatori avversari. Ogni azione sul campo sarà dunque realmente basata sulle caratteristiche numeriche attribuite a ciascun giocatore e proprio per questo noteremo negli atleti una maggiore o minore attitudine al pressing, al puntare l'avversario o a tornare in difesa, così come, sempre a seconda delle skill, una minore o maggiore efficacia dei passaggi più difficili, delle acrobazie, delle finalizzazioni e in generale nella reattività dei movimenti. Per queste ragioni, agli atleti delle serie maggiori presentati in FIFA 11 sono stati attribuiti nuovi parametri, configurati proprio come capacità. Sfogliando una rosa ricca di talento come quella del Barcellona, potremo notare, ad esempio, Xavi e Iniesta definiti playmaker, Messi acrobata e finalizzatore critico e via discorrendo. Nel contenitore globale di personalità si inseriscono in seguito i nuovi algoritmi determinanti lo stato di resistenza di ciascun atleta e il calcolo dell'inerzia nei passaggi, ovvero il pro passing. Ped alla mano, la quantità di informazioni sin qui snocciolate si traduce in un comportamento più realistico della CPU, la quale si vede imputata da molti più errori sistematici, e una sorta di obbligo, anche per il giocatore, di mantenere un comportamento consono al calcio giocato piuttosto che videogiocato. Nonostante la prova abbia chiaramente mostrato l'utilizzo di skill moves e dribbling da parte dell'avversario digitale, nonché una generale propensione dei calciatori ad impersonare se stessi, non ci sentiamo di acclamare una completa umanizzazione del computer. Seppur rare, infatti, vi sono situazioni in cui la sensazione di impotenza di fronte ad un avversario troppo preciso e fortunato si fa ancora sentire. Doveroso, infine, gli elogi ai portieri, più reattivi ma anche maggiormente credibili grazie all'eliminazione di molti script, e soprattutto agli arbitri, suddivisi a seconda della severità nell'elargizione di fischi e cartellini e sempre capaci di evitare i fastidiosi contrasti alle spalle, punendoli a dovere. Dal punto di vista grafico non si può imputare quasi nulla a FIFA 11.
I modelli poligonali, come abbiamo ripetuto più volte, sono stati completamente rifatti e allo stesso modo sono state utilizzate tecniche ancor più avanzate per il rendering dei volti, che soprattutto per le squadre più blasonate ricostruiscono fattezze perfettamente somiglianti, aggiungendo addirittura una gamma di espressioni facciali molto credibili ed adatte alle varie situazioni. Il lavoro sul contorno ha poi previsto revisioni delle entrate in campo, rese ora più convincenti dal posizionamento in linea, dalla stretta di mano e dalla fase di riscaldamento preliminari. Ottime anche illuminazione e texturizzazione degli stadi, che riprendono l'ottimo modello già visto in FIFA Mondiale 2010. Convincente come al solito l'implementazione di centinaia di nuove animazioni, capaci di far compiere un notevole salto di qualità sia in termini visivi sia in termini di feeling, in quanto complici di una fluidità nell'azione esponenzialmente più convincente. Conclude il lavoro una fisica della palla quasi del tutto riscritta ed in grado di conferire la giusta pesantezza agli scambi e soprattutto alle conclusioni. Reattività, animazioni e fisica della sfera conferiscono a FIFA 11 un ritmo sensibilmente più ragionato rispetto a FIFA 10, mantenendo però inalterata la velocità con la quale i giocatori reagiscono alle varie situazioni e si muovono sul campo, costantemente alla mercé del Personality Plus. Riguardo al comparto sonoro, abbiamo potuto apprezzare un maggior coinvolgimento del pubblico, plausibile di ulteriori miglioramenti grazie alla funzione My Chance, che permette di inserire, non senza qualche difficoltà, cori personalizzati per ogni squadra presente. FIFA 11 si presenta con il vestito da sera quest'ultima prova su strada. Lo svecchiamento delle modalità di gioco, l'introduzione di una serie di feature che tangibilmente migliorano il gameplay, traghettandolo verso il realismo, ed un comparto tecnico sempre capace di riscrivere gli standard generazionali, promettono di rendere l'ultimo nato in casa EA Sports la simulazione sportiva più interessante dell'anno.